Il Giro d'Italia Ciclocross non è solo agonismo allo stato puro, ma è anche un momento promozionale, soprattutto tra i giovanissimi, quella della categoria G6, sono inquadrati in questo momento. Una spettacolare caduta proprio subito dopo il via per questi giovani ragazzi. C'è chi affronta la gara in queste biciclette che affondano nel fango, li vediamo impegnati in questo tratto dove il fango la fa da padrone. Sono ragazzi giovanissimi dell'età di 12 anni, alcuni probabilmente non molto esperti di questa specialità del ciclocross, una manifestazione, dicevamo, promozionale proprio per avvicinare i giovanissimi a questa specialità che ha regalato tantissime medaglie, tantissimi successi alla nostra nazione, specialità che ha comunque bisogno di una continua promozione per portare questi giovanissimi a misurarsi nei campi gara. Nelle prime posizioni Mauro Colleoni della Villese davanti a Lorenzo Pollicini del gruppo sportivo San Macario. Ed ora andiamo a sentire le parole del presidente della Federazione Ciclistica Italiana, Renato Di Rocco, che ha voluto essere presente qui a Brugherio a questa terza tappa del Giro d'Italia di ciclocross. Renato Di Rocco, quest'oggi a Brugherio sono riusciti ad allestire veramente una festa per il ciclismo. Ma sicuramente è davvero bello, un percorso straordinario inserito in un contesto naturalistico fantastico, per cui con un'organizzazione davvero d'eccellenza, molto pratica, molto comoda per tutti i partecipanti, per tutti i servizi collaterali, per cui devo dire davvero bravo, e mi fa piacere che poi sugli eventi si trova sempre più sinergia fra molte società, per cui localmente questa realtà esiste, e dobbiamo esprimere davvero i complimenti e grande soddisfazione, perché vedo che tutti quelli che sono addetti ai lavori possono svolgere la loro attività veramente con facilità, è un merito. E poi il ciclocross è davvero una disciplina che deve promuovere e valorizzare molti territori, e credo che in questa occasione lo scopo sia utile. E vedere così tanti giovani, così tanti bambini, sicuramente rincuora il presidente della Federazione Ciclistica Italiana. Ma sicuramente sì, lo sappiamo, perché devo dire che è una di quelle discipline che ha sposato bene la finalizzazione delle squadre nazionali, il commissario tecnico che molto spesso si propone, Fausto Scotti, che molto spesso si propone anche come organizzatore, più come liaison, come sinergia di contatto e di rapporti fra le varie società. Ha voluto la nascita del Giro d'Italia del ciclocross proprio in questa ottica qui, per dare continuità e per poter garantire tutto il calendario. Però al di là del Giro credo che ci siano anche altre realtà regionali che hanno ben sposato questo tipo di promozione dell'attività ciclocorsistica, e per fortuna già da qualche anno vediamo in crescita la partecipazione degli elementi delle categorie dei giovani. Per giovani intendo fino ai juniores, e soprattutto è bello vedere che nonostante il ciclocross si svolga nel fango, magari in qualche condizione economica e climatica anche molto rigida, c'è sempre più partecipazione da parte dei giovani anche al femminile. Vuol dire che i giovani di oggi, oltre a non avere crisi di vocazione, hanno proprio la voglia di confrontarsi con loro stessi, di misurarsi e di mettersi in gioco anche in condizioni, ripeto, molto spesso molto, molto avverse. Successo di Mauro Colleoni della Villese in questa prova promozionale davanti a Lorenzo Pollicini della San Macario, al terzo posto Mattia Ravaioli della Villese, quarto posto Iebole della UCLA 1991, quinto posto per Stefano Pinauda della Ossolano. Per quel che riguarda la prova femminile, al successo per Alessandra Grillo della Fiorin Despar davanti ad Asia Zontone della James Bike Team Buia, Marina Leazza della Team Eurobici Orvieto, Giulia Bertoni della Planet Bike Moca, Vera Rossetti della Ditec ASD.